Ciao, eccoci alla prima lezione del mini corso sui sistemi dinamici che ho deciso di creare qui sul canale. Beh, devi sapere che il campo dei sistemi dinamici è quello che mi ha sempre interessato di più da quando ho scoperto che esistesse, insomma, e per questo ho spesso pensato di costruire un percorso introduttivo a questo argomento. Chiaramente questo mini corso l'ho chiamato mini appunto perché il campo dei sistemi dinamici è davvero enorme, si estende in mo molti rami, anche abbastanza discostanti l'uno dall'altro, quindi sarebbe troppo pretenzioso dire di fare un corso esaustivo sul campo dei sistemi dinamici. Questa sarà un po' un'introduzione al mondo dei sistemi dinamici, in cui andremo a seguire un approccio più geometrico basato sul cosiddetto spazio delle fasi, che andremo chiaramente ad introdurre e non daremo per scontato, ovviamente. E diciamo che il percorso si svilupperà in maniera abbastanza costruttiva, logica e graduale, insomma, quindi partiremo dal definire alcuni concetti, per esempio nella prossima lezione capiremo che cos'è un sistema dinamico, perché non è corretto chiaramente dare per scontato che chiunque si affacci a questo mondo sappia che cos'è. Quindi ho cercato di pensare ad un percorso abbastanza che parta dalle basi, quindi ciò che supporremo sarà sostanzialmente quelli che sono i concetti base dell'algebra lineare, quindi autovettori, autovalori, risoluzione di sistemi e altre cose molto base, e alcune nozioni dell'analisi, ma niente di particolarmente complicato. A volte utilizzeremo alcune equazioni della fisica, in particolare fisica 1, quindi meccanica classica, però comunque te le fornirò in quanto saranno esercizi sostanzialmente e quindi potenzialmente, anche se non sai qual è il fenomeno fisico a cui stiamo facendo riferimento, sarà tranquillamente comprensibile quella lezione, quell'esercizio o quell'argomento comunque, no? Quindi partiremo dopo queste lezioni un po' più teoriche, più basate su delle definizioni iniziali, in cui cerchiamo di dare anche qualche base per intuire qual è la possibile estensione di quello che vedremo. Andremo a passare ai sistemi dinamici lineari, che sono molto importanti, e il cui ritratto di fase, che sarà sostanzialmente l'obiettivo perché fornisce una descrizione complessiva della dinamica, è molto interessante, si dirama in varie casistiche, andremo ad analizzarne quasi tutte. Poi andremo a passare ai sistemi dinamici non lineari. Questi sistemi dinamici non lineari sono parecchio più complicati di quelli lineari, però spesso si può ricondursi al caso dei sistemi lineari tramite un'opportuna procedura chiamata di linearizzazione attorno agli equilibri. Ecco il perché prima partiamo dai sistemi lineari per poi spostarci a quelli non lineari. E vedremo quando il sistema lineare ci possa fornire delle informazioni rilevanti su quello non lineare. In particolare useremo il teorema di Hartmann-Grohmann per ottenere questo risultato, ma questa è solo un'anticipazione di cose che vedremo più nel dettaglio nelle lezioni successive. Poi andremo anche a vedere più in generale, per un sistema dinamico, stando appunto generali, non lineare, quando e come si può determinare la natura di un punto di equilibrio. Infatti devi sapere che gli equilibri per uno studio geometrico dei sistemi dinamici, quale quello che faremo noi in questo mini corso, sono il punto di partenza, sono le prime informazioni che possiamo ottenere da un campo vettoriale, un sistema dinamico in generale. E poterne capire la natura è davvero fondamentale per poter completare la descrizione del sistema, della dinamica, tramite il ritratto di fase, no? E quindi vedremo alcune tecniche, alcuni criteri, la stabilità dell'Lyapunov e alcuni altri risultati per ottenere informazioni su questi equilibri e quindi ottenere un ritratto, un'analisi qualitativa del nostro sistema dinamico, quindi del nostro ritratto di fase. Quindi questa era un po' una panoramica. Qui sotto troverai un PDF in cui sono elencate più o meno le lezioni come le ho progettate. E l'idea di questo PDF abbastanza riassuntivo è quantomeno di precisare gli argomenti che andremo a trattare. Poi magari alcuni argomenti, se mi accorgo che viene un video troppo lungo di un'ora, per esempio, magari deciderò di spezzarlo in due, da mezz'ora, da rendere il tutto più seguibile. Oppure potrebbe essere che tra
un punto e l'altro metta un paio di esercizi se vedo che potrebbero essere utili, o ho anche pensato che potrei mettere delle implementazioni, delle simulazioni numeriche, che nonostante non saranno l'argomento chiave, il cuore del corso, secondo me possono essere un utile strumento per capire la dinamica più da un punto di vista visivo, piuttosto che solo disegnare su carta o sull'iPad come farò io per le lezioni, e quello che è il ritratto di fase, quindi l'analisi qualitativa, insomma. Quindi questo è un po' il panorama del corso, del mini corso che andremo a fare. E la cosa interessante o importante per me in questa prima parentesi è dire qual è l'approccio che io metto dietro questo mini corso. Vuole essere un po' una mezza via tra un corso divulgativo e un corso didattico universitario. Non ho la pretesa di usare il formalismo e tutto il processo rigoroso con cui in un corso universitario si costruiscono questi argomenti. Però allo stesso tempo non voglio nemmeno banalizzare gli argomenti che andremo a vedere, raccontando i sistemi dinamici. Infatti, come ti ho anticipato, userò anche degli esercizi e proveremo proprio a mettere le mani in pasta, sia con codice che con esercizi su carta. E quindi sto cercando un po' di costruire un percorso che è una mezza via, che possa essere utile come supporto, magari a un corso universitario, se tu lo stai seguendo, magari ti collega un po' i puntini, ti permette di capire qualche legame in più, oppure di avere una idea più generale di quello che hai visto più nel dettaglio in università. Oppure anche solo per un ragazzo o una ragazza che si affaccia per la prima volta a questo mondo, non per necessità universitarie, ma magari è anche alle superiori, e vuole capire un po' cosa sono i sistemi dinamici e se è in grado di analizzarne qualcuno, e vedrete che è abbastanza fattibile, almeno per i primi esempi, approcciarli da chiunque con delle basi abbastanza basilari, abbastanza limitate, insomma. Bene, questa parte introduttiva termina qui, però il video, come stai vedendo probabilmente qui sotto dal cursore, non si conclude in questo momento. Infatti ho pensato in questa prima lezione di mettere una panoramica di un 15-20 minuti sulla situazione, sull'evoluzione storica del mondo dei sistemi dinamici, che secondo me è davvero interessante perché non sono stati molti i secoli in cui si è parlato di sistemi dinamici. Infatti, sostanzialmente l'inizio è nel XVII secolo, e però è un'area di ricerca che si sta sviluppando anche attualmente e con molto fervore, cioè c'è molta attività in questo campo di ricerca, campo di studi. E quindi secondo me è interessante vedere qualche tappa che ha portato fino ad oggi questo settore di ricerca. E poi, finite queste slide, in cui vedremo un po' una panoramica storica, ci rivediamo un minutino, così ti saluto faccia a faccia, insomma. Bene, buon proseguimento allora con la parte storica. Bene, eccoci quindi alla breve introduzione storica al campo dei sistemi dinamici che ti ho anticipato prima. Ho deciso di appoggiarmi a delle slide non tanto perché abbia l'ambizione di fare una trattazione esaustiva della storia di questo campo di ricerca, che è davvero ampissima e si estende anche in vari rami molto discostanti l'uno dall'altro, ma semplicemente perché voglio avere un po' una traccia temporale di quello che diciamo, di quello che vediamo, così eventualmente puoi anche scaricartela e la puoi trovare in descrizione al video, così da avere un ricordo, un riassunto, diciamo, di quella che è un po' stato lo sviluppo del campo dei sistemi dinamici dall'inizio più o meno ad oggi. Infatti, devi sapere che oggi il campo dei sistemi dinamici è veramente un campo di ricerca molto attivo nei vari suoi sottosettori, e questo settore di ricerca sta trovando anche molti riscontri nell'utilità, o meglio, molti riscontri anche per esempio nel campo dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali, in quanto si sta scoprendo che la teoria dei sistemi dinamici è anche in grado di fornire un'interpretazione matematica di molte strutture che sono state sviluppate in altri ambiti, per esempio quello più informatico o dell'intelligenza artificiale, insomma.
Le origini di questo campo di ricerca invece non vanno cercate troppi secoli fa, infatti le radici, diciamo, del campo dei sistemi dinamici possiamo andare a ricercarle nella meccanica classica, in particolare nella meccanica newtoniana. Possiamo dire infatti che le origini, gli albori di questo campo di ricerca della teoria in realtà della dinamica in generale e dell'interesse verso i sistemi dinamici può essere cercato appunto nell'anno 1666. Ci tengo a specificare che queste slide le ho scritte in maniera abbastanza compatta, con linguaggio molto alla mano, non tanto per banalizzare quello che stiamo dicendo, che è molto importante, secondo me, avere un'impronta anche storica all'argomento, ma piuttosto per renderle un po' più di impatto e magari argomento un po' più in maniera estensiva e a parole, insomma, così da avere comunque una traccia sott'occhio, ma ascoltando un po' quello che è il discorso che andremo ad imbastire intorno ad esse, insomma. Quindi, qua ho scritto che nel 1666 Newton inventa le ODE, ovvero Ordinary Differential Equations, quindi equazioni differenziali. Allora, qui c'è molto di sbagliato se lo prendiamo alla lettera come frase, insomma. Però comunque il 1666 è un anno davvero prolifico per il lavoro di Newton, che ha raggiunto enormi risultati e ha fornito enormi contributi al mondo della matematica e della fisica. E in particolare, nei nostri interessi, possiamo ricordare che in quest'anno lui ha iniziato a sviluppare più di ogni altro matematico e fisico prima di lui, in questo senso detto inventa, che non è corretto come termine, la teoria delle equazioni differenziali ordinarie. Soprattutto, cos'è che ha intuito? Ha intuito che questa teoria, questo insieme di equazioni che descrivono e relazionano le variazioni temporali di quantità diverse, temporali o spaziali, o comunque variazioni rispetto ad una certa variabile indipendente, di alcuni osservabili, di alcune variabili di interesse, e ha intuito che possono essere utili, per esempio, per descrivere le orbite dei pianeti. E iniziò infatti a porsi i primi problemi, a costruire i primi modelli, e in particolare è rilevante citare due problemi. Il primo, che è stato risolto da Newton, ecco il motivo per cui prevalentemente si dice che lui è un po' il padre anche della teoria dei sistemi dinamici. Questo è il problema dei due corpi. Quello che invece scrivo qui essere un casino, in maniera un po' più di impatto e sintetica, è il problema dei tre corpi. Però questi due problemi sono veramente la chiave verso gli albori della teoria dei sistemi dinamici. Ti dico brevemente cos'è il problema dei due corpi e analogamente si può estendere a un problema di n corpi. E il problema dei due corpi sostanzialmente è un'idealizzazione della teoria che porta a descrivere le leggi orarie dei pianeti nel nostro sistema solare o nell'universo in generale, dove si suppone sostanzialmente che l'intera dinamica sia solo regolata da forze centrali, che dipendono quindi solo dalla posizione reciproca dei pianeti, e in particolare si analizzano le forze interne, quindi le forze di azione e reazione che sono applicate da un corpo rispetto all'altro e viceversa. In particolare il problema dei due corpi spesso fa riferimento ai due pianeti, o comunque ai due corpi puntiformi, Sole e Terra. Il problema dei tre corpi invece va a complicare il tutto con l'aggiunta di un terzo elemento, quale può essere per esempio il satellite, che è la Luna, insomma. Quindi il problema dei tre corpi è chiaramente un agente, un soggetto in più e è davvero molto più complicato. Qui ho scritto che il problema dei due corpi è stato risolto da Newton, nel senso che è riuscito a costruire un modello con le equazioni differenziali che lo descriva e a trasformarlo in maniera da risolverlo in forma chiusa, quindi di scrivere le soluzioni a meno di inversione di funzioni, integrazione di altre, e quindi sostanzialmente ha risolto le equazioni che governano il problema dei due corpi. Il problema dei tre corpi, invece, è stato per lui davvero un grande ostacolo. Infatti Newton più e più volte ha affermato o scritto in varie lettere che mai altro problema prima di questo gli aveva dato così tanti mal di testa. E c'è un motivo molto, molto valido dietro a questo fatto. Infatti il motivo per cui lui non riuscì a risolverlo non è tanto perché lui
non era abbastanza abile, ma piuttosto perché sostanzialmente non è risolvibile tale problema con l'approccio analitico che aveva adottato Newton. E un'altra cosa importante è che per quasi 140 anni dopo di Newton, o meglio, dopo di questo 1666, molti altri matematici e fisici hanno provato ad attaccare questo problema senza alcun successo. E ti consiglio di farti qualche ricerca e vedere chi sono i matematici e fisici che hanno lavorato e vissuto in quegli anni. E di sicuro vedrai che di nomi importanti ce ne sono parecchi. Chi è che ci volle invece per dare una svolta a questo problema? Beh, dobbiamo andare a uno dei grandi universalisti della matematica, Poincaré, il quale sul finire del 1800 cambiò il suo punto di vista al problema. Introdusse infatti un approccio geometrico, che sarà poi anche quello che andremo a abbracciare, a seguire maggiormente in questo mini corso sui sistemi dinamici. E a differenza di quello analitico, in cui l'obiettivo sostanzialmente, come si era posto Newton, era quello di integrare effettivamente le equazioni differenziali che regolano la dinamica, quindi il problema dei tre corpi, ovvero risolvere sostanzialmente il sistema di equazioni differenziali di interesse, lui si spostò con un approccio più geometrico. E quindi le domande che si pose furono leggermente diverse, per esempio. Si chiese se ci fossero dei punti di equilibrio, si chiese se ci fossero delle orbite periodiche, quale fosse il comportamento della dinamica per tempi arbitrariamente grandi, se il sistema fosse stabile o instabile, e il tutto con una grande attenzione alla geometria, alle relazioni geometriche tra i vari corpi e allo studio sostanzialmente delle orbite e delle traiettorie. Questo è un approccio davvero rivoluzionario perché introdusse un po' il mondo dell'analisi qualitativa, che è poi effettivamente quello che oggi viene definito il mondo dei sistemi dinamici, in quanto quando si parla di sistemi dinamici solitamente si fa direttamente riferimento all'approccio geometrico, dove elemento fondamentale sarà lo spazio delle fasi, a cui dedicheremo parecchio spazio, appunto, parecchio tempo. Nel corso delle seguenti mini lezioni del mini corso, insomma. La cosa importante è che nello studio che lui fece di questo problema ebbe anche occasione di affrontare numerosi problemi, di risolverne molti altri e soprattutto iniziò ad intuire quello che è il concetto di dinamica caotica, di teoria del caos. Infatti, da alcuni lui è considerato anche il padre della teoria del caos. In realtà però c'era un problema sostanzialmente, che lui aveva una gran immaginazione, una gran capacità di visualizzare le cose, le situazioni, ma era veramente scarso, almeno a quanto si può leggere, nel riportare graficamente, nell'illustrare ciò che lui aveva in testa. Quindi le sue abilità come disegnatore erano veramente scarse. Ecco il motivo per cui nei suoi fogli di ricerca, nei suoi paper sostanzialmente, c'erano pochissimi disegni e questo è davvero un problema perché in un campo così geometrico, dove la visualizzazione delle situazioni è davvero fondamentale, non avere a disposizione dei riscontri visivi è davvero un problema, no? Un ostacolo alla comprensione del lavoro di Poincaré. Ecco il motivo per cui, a partire dai lavori di Poincaré, ci vollero molti decenni prima che qualche matematico potesse riconoscere la validità e l'importanza del contributo matematico di Poincaré al mondo dei sistemi dinamici e della matematica applicata alla fisica sostanzialmente. Ecco perché altri non ritengono Poincaré il padre della teoria del caos, ma piuttosto ritengono che questo ruolo sia rivestito da Lorentz, come vedremo in seguito. E questa sarà un'altra importante tappa della teoria dei sistemi dinamici. Bene, quindi queste erano un po' le origini che ho deciso di riassumere in due punti chiave. E adesso invece ci sposteremo sullo scorso secolo, sul Novecento, secolo in cui ci sono stati davvero moltissimi sviluppi di questo campo di studi, campo di ricerca. Ho deciso di schematizzarli in 7-8 punti, chiaramente non andremo nei dettagli.
ma è solo per avere un po' un'idea della cronologia di questo campo di ricerca che sarebbe veramente infinita se volessimo studiarla nei dettagli, insomma. Quindi partiamo da un importante presupposto, ovvero il campo dei sistemi dinamici va veramente a braccetto con la meccanica classica. Il suo terreno di battaglia è la fisica e la meccanica classica, sostanzialmente, la meccanica newtoniana più in particolare, che è anche il posto, diciamo, da cui questa teoria è anche nata. Quindi chi si interessa di sistemi dinamici solitamente nel campo della fisica è interessato particolarmente a questo campo della meccanica classica. Qual è il problema? Il problema è che nei primi del Novecento l'interesse dei fisici non era per nulla rivolto alla meccanica classica, che era considerata come già esaurita, già consolidata, e anzi molti fisici consideravano addirittura che la fisica era completa, la teoria fisica era a posto, non ci fosse altro da aggiungere o altro da sistemare. Peccato però che in quei primi decenni ci furono davvero enormi sviluppi nel campo della fisica, facendo riferimento per esempio alla teoria della relatività di Einstein, alla meccanica quantistica e ai molti altri sviluppi della fisica moderna sostanzialmente. Quindi l'interesse da parte dei fisici verso il mondo dei sistemi dinamici non era così spiccato come negli anni precedenti. Però ci furono davvero molti altri influssi da parte di altre aree della scienza che contribuirono allo sviluppo della teoria dei sistemi dinamici fino un po' a quello che è diventato oggi. Quindi partiamo tra il 1920 e il 1950, che sono 3 decenni in cui ci fu davvero un enorme interesse nei confronti dei sistemi dinamici e in particolare degli oscillatori non lineari. E questo però soprattutto da un punto di vista ingegneristico. Infatti furono costruiti molti macchinari, molti strumenti che andavano necessariamente a basarsi sulla teoria degli oscillatori e quindi più in generale sulla teoria dei sistemi dinamici. E quindi la loro costruzione ha portato anche ad un ampliamento della teoria dei sistemi dinamici che poi andremo a studiare in questo minicorso. Soprattutto nel campo dei sistemi dinamici non lineari, che sarà uno degli argomenti che andremo a trattare. Poi ci fu un'altra importantissima tappa negli anni 50, in cui si iniziarono a sviluppare i primi computer, i primi calcolatori che avessero delle vere potenzialità anche da un punto di vista applicativo e relativo alla matematica, sostanzialmente. Con questi primi sviluppi si aprì davvero l'enorme e il fondamentale campo delle simulazioni numeriche. Infatti è evidente come già dal momento in cui Poincaré spostò l'attenzione ad un approccio più geometrico, perché la risoluzione analitica era veramente rara e poco frequente, insomma, che sostanzialmente era necessario approssimare ciò che era l'andamento e l'evoluzione di un sistema dinamico di un sistema di equazioni differenziali, solo che con le potenzialità di calcolo che un matematico aveva con carta e penna, era davvero improponibile questa cosa, a meno di non accettare imprecisioni davvero elevate. Qual era il problema, però? Che non siamo sempre certi che a piccole approssimazioni corrispondano piccoli errori, e questo era già stato intuito leggermente da Poincaré, in quanto lui aveva intuito il campo della teoria del caos, dove appunto queste piccole approssimazioni non erano così tanto irrilevanti quanto si poteva pensare, e questo diventerà sempre più evidente da Lorentz in poi, chiaramente. E con le simulazioni numeriche si aprì davvero un enorme settore in cui, sostanzialmente, con uno sviluppo di davvero molti metodi numerici, che chiaramente non potremo vedere in questo minicorso, ma cercherò di proporre qualche simulazione numerica con metodi però semplici, da accostarle un po' agli esercizi. Magari ci sarà tempo in futuro per vedere qualcosa di più specifico per i metodi numerici, per le equazioni differenziali, e se può interessarti, magari fammelo sapere in un commento qui sotto. E quindi, vabbè, questo è davvero un avvio di un campo di ricerca davvero indipendente, però veramente importante a sostegno dei sistemi dinamici. Poi negli anni 60 avvenne quello che ti ho anticipato prima e a cui ho anche dedicato un video in passato,
Ovvero avvenne il famoso episodio in cui Lorenz scoprì quasi casualmente il caos. Lui infatti stava portando avanti degli esperimenti, dei lavori legati alle previsioni meteorologiche, alla meteorologia in generale, e decise un po' di corroborare, di consolidare i calcoli che aveva fatto col computer, col calcolatore, ripetendoli con una precisione leggermente più bassa, metti di 2 ordini di grandezza inferiore. Si aspettava chiaramente di sbagliare di poco, no? Nei risultati finali, e in questo modo era convinto di aver trovato comunque un risultato corretto, però era interessato ad avere una procedura di verifica più efficiente, quindi più rapida nei calcoli, anche se era fatta da un computer, chiaramente i tempi erano rilevanti. Il problema però fu che con questa ripetuta simulazione con minor precisione, ottenne risultati completamente diversi, e questo non perché i suoi calcoli, il suo codice fosse errato, ma piuttosto perché era di fronte a un problema soggetto a forte dipendenza dai dati iniziali, quindi soggetto a un andamento caotico, una dinamica caotica. Ecco quindi che lui quasi casualmente intuì quello che è il campo della teoria del caos, l'idea dietro il concetto di caos. E da lì poi si aprì, si sviluppò una nuova branca sostanzialmente della matematica che andava e va a braccetto con la teoria dei sistemi dinamici, però a vita abbastanza indipendente. E se ti interessa comunque quel video in cui ho approfondito questo episodio in maniera un po' più estesa, dovrebbe comparirti qui sopra il video che ho fatto appunto qualche settimana fa. Poi ho deciso di riassumere un po' in breve altri importanti sviluppi negli anni successivi, nei decenni successivi, fino ad arrivare ad oggi. Si potrebbe dire davvero tanto di questi, però secondo me è meglio avere solo un'idea di quello che è successo e chiudere qui la parentesi storica, insomma. Accanto, diciamo, alla teoria del caos, da un punto di vista più della matematica teorica, matematica pura, si sviluppò l'importante teoria CAM, dove CAM sta per Kolmogorov Arnold Moser, che è una teoria veramente legata alla teoria del caos, ma anche per esempio alla teoria dell'integrabilità, e quindi comunque fa parte della teoria dei sistemi dinamici in generale, e ha avuto davvero enormi risultati, enormi sviluppi. Poi, da un punto di vista un po' più geometrico, c'è lo sviluppo della teoria dei frattali di Mandelbrot. E Mandelbrot ha proprio sviluppato nella sua carriera un'enorme quantità di risultati, di esempi, di oggetti frattali, e lui lo fece in maniera abbastanza, all'inizio quasi casuale, nel senso che si interessò davvero a tanti settori, dalla finanza alla meteorologia, allo studio morfologico della Terra. E dopo, negli anni successivi della maturità, diciamo, si accorse che c'era uno stretto legame tra questi risultati che aveva ottenuti nei campi più disparati. E lui poi sviluppò quella che è la teoria della geometria della natura, sostanzialmente della geometria frattale. Questo ha trovato anche enorme riscontro nella teoria dei sistemi dinamici, in particolare nel campo degli attrattori strani, e in particolare, se ti interessa questo argomento, appunto ti consiglio di approfondire la chiave di ricerca attrattori strani, attrattori frattali, frattali e teoria del caos, e farti qualche ricerca a riguardo. Di sicuro troverai qualche libro molto valido, insomma. Poi, vabbè, c'è la teoria dell'integrabilità che ha avuto molto interesse negli ultimi decenni, che è anche il campo dove ho fatto la tesi magistrale, e chiaramente un piccolo settore della teoria dell'integrabilità che è molto estesa anche in sé per sé, diciamo, e non andiamo a approfondirla, però comunque magari in futuro qualcosa riguardo posso farlo. E poi ci sono altri sviluppi, tra i quali il forte legame della teoria dei sistemi dinamici con quella della matematica per la biologia, delle applicazioni biologiche della matematica. In particolare, negli ultimi decenni del Novecento ci fu parecchio interesse rispetto agli oscillatori biologici. Oscillatori biologici che li abbiamo costantemente sott'occhio, a disposizione, a partire dal nostro cuore, che pulsa, si spera, a un ritmo costante, un ritmo regolare, insomma. Poi ci sono anche molti altri oscillatori, per esempio le lucciole, no?
Le lucciole emettono un raggio luminoso con una frequenza regolare. Questo raggio luminoso solitamente è emesso per attirare le donne della specie, è emesso dai maschi di ogni specie delle lucciole. E ci furono molte teorie e molti risultati sviluppati, per esempio, da Winfrey e anche da altri matematici. E ho fatto un video a riguardo perché avevo fatto un progetto su questo argomento degli oscillatori accoppiati, degli oscillatori biologici, e dovrebbe comparirti qui sopra da qualche parte anche questo. E poi niente, nell'ultimo punto ho scritto molti altri sviluppi anche più recenti, perché effettivamente è un campo di ricerca ancora attualmente attivo, molto attivo. Oggi probabilmente l'interesse nel campo dei sistemi dinamici è sì rivolto alla matematica pura, quindi puramente matematico, senza l'interesse alle applicazioni, però adesso l'attenzione si sta spostando davvero tanto anche sull'approccio più computazionale, più applicativo, con anche una certa attenzione alle nuove tecnologie, quindi intelligenza artificiale, reti neurali e tutto il resto, insomma. Al momento non ho le competenze per trattare questi recenti sviluppi più informatici, più legati all'intelligenza artificiale, però spero in futuro di potervi dire qualcosa, insomma. Bene, con ciò direi che possiamo chiudere la panoramica storica e ci rivediamo faccia a faccia. Adesso chiudo le slide per concludere questa lezione introduttiva. Bene, eccoci qui dopo questa panoramica storica che spero ti abbia incuriosito. Chiaramente, come detto, non era una panoramica complessiva di tutto quello che è stato il campo dei sistemi dinamici fino ad oggi, è stata molto sintetica e schematica, però secondo me ha fissato qualche punto interessante riguardo quantomeno alle origini di questo campo e quali sono state un po' le direzioni verso le quali questo campo si è diramato e sviluppato fino ai tempi d'oggi, insomma. Quindi niente, adesso volevo solo ricordarti che sotto in descrizione trovi il PDF in cui sono un po' schematizzate le lezioni che ho in mente di fare in questo mini corso. Poi, nel momento in cui tu stai guardando questo video, magari ho già pubblicato più di una lezione, quindi ti consiglio di recuperarle, questa è la prima, quindi no, non c'è nessun problema. E le troverai tutte elencate nella playlist mini corso sui sistemi dinamici, che avrà anche la sigla MCSD. Con SD intenderemo sempre sistema dinamico in maniera sintetica. E quindi tutte le lezioni saranno con un certo titolo e lezione 3, per esempio, MCSD. Così da avere un po' una struttura nel videocorso, così che magari nel periodo in cui pubblicherò queste lezioni sul canale potrebbero esserci dirette o altri video non legati ai sistemi dinamici, però in questo modo, essendo organizzato in playlist, puoi tranquillamente recuperarlo senza avere bagoli nel ricercarti manualmente qual è la lezione successiva e tutto il resto. Bene, se ti piace l'idea di questo mini corso, magari lascia un mi piace così da sostenere un po' il progetto e iscriviti al canale. E se hai qualche suggerimento per qualche punto da mettere o da precisare nelle lezioni, magari dopo aver guardato il PDF, lascia pure un commento sotto al video che lo leggerò sicuramente e cercherò di trarne beneficio per me e anche per il mini corso in generale. Bene, ti ringrazio se sei arrivato a vedere il video fin qui e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!